diretta da consenso Alemanno. rispetto a questi 5 anni tale da portare la gente a votare, però se noi paragoniamo quelli che erano tutti i sondaggi che c'erano fino a oggi, di tutte le realtà di sondaggio e guardiamo i risultati, io credo che abbia prevalso più che il tema di bocciature della mia gestione, un tema di lontananza dalla politica, perché non sono andate a votare tutta una serie di persone che avrebbero comunque presentato una forbice molto più stretta secondo tutti i sondaggi. C'erano sondaggi, insomma, tutti i sondaggi dicevano che il distacco fra il sottoscritto e Marino era attorno a 1 punto percentuale se la gente fosse andata a votare. E invece la gente non è andata a votare con percentuali assolutamente sconvolgenti, quindi c'è sicuramente un elemento di insoddisfazione rispetto a quello che noi abbiamo prodotto, ma più che questo c'è un elemento di distanza dalla politica, perché se fosse una negazione di quello che abbiamo fatto, ripeto, avevamo 3 scelte, anche abbastanza ampie. Avevamo un candidato classico di sinistra che aveva anzi puntato molto sulla sua caratterizzazione alternativa. Avevano un candidato del Movimento 5 Stelle che è quello che ha interpretato la protesta in questi ultimi anni in termini molto forti. Avevano anche un candidato totalmente civico che si era autoprodotto, che aveva fatto una campagna elettorale molto dispendiosa e molto massiccia, quindi avevano 3 offerte davanti. Quindi se avevano voglia di semplicemente di contestare Alemanno, avevano tutte le scelte di questo mondo, e poi per non parlare di tutti gli altri candidati che stavano appresso. Quindi se non hanno fatto questo, si sono limitati ad andare a votare, significa che il problema non è Alemanno o l'amministrazione Alemanno, il problema è più generale. E la domanda che viene dai cittadini è: può la politica nel suo complesso risolvere i problemi dei cittadini? Il mio problema? Io oggi faccio fatica ad arrivare alla fine del mese, cioè il figlio disoccupato, ho problemi di sicurezza, ho il problema di girare una città in cui bisogna contrastare una serie di situazioni di degrado molto, molto forte. Tutto questo la politica riesce, non solo Alemanno. Quindi io credo che sinceramente sia più un problema di delegittimazione politica e non delegittimazione della nostra amministrazione. Ci sono le ultime 3 domande, adesso c'è Teleroma 56 Sì, eccomi. Salve Sindaco, cortesemente può spiegarci al meglio la logica che determina la differenza tra la prima tornata e il ballottaggio? Cioè, qual è il messaggio diverso che può arrivare all'elettore, anche a quello del centrodestra che non è andato a votare diverso? Nel ballottaggio cosa cambia, lei che è esperto di rincorsa? Allora, noi queste 2 settimane sostanzialmente lanceremo. Faremo un patto agli elettori e lanceremo un appello. Il patto che lanciamo agli elettori è un patto di trasparenza. Faremo una sorta di contratto con gli italiani, però non legato ai punti programmatici, ai posti di lavoro, altre cose, quanto proprio alle condizioni di gestione della cosa pubblica. E questo patto sarà un patto ben codificato, definito nei minimi particolari, dando con chiarezza la risposta rispetto a quello che sono le condizioni di trasparenza, di correttezza della gestione della pubblica amministrazione e di partecipazione dei cittadini, anche in forme diverse da quelle dei partiti. La seconda cosa sarà un appello al voto fondato su una serie di impegni concreti che andremo a prendere rispetto allo sviluppo, rispetto alla sicurezza, rispetto al problema del lavoro e alla lotta al degrado. Quindi un appello fatto su elementi più specifici. Quindi diciamo che rispetto a quello che abbiamo fatto nel primo turno, noi andremo avanti perché molte cose già le abbiamo dette con estrema chiarezza, una proposta quasi completa. Adesso proprio le focalizzeremo, ripeto, in un contratto agli elettori e un appello fatto di pochi punti che sono i nostri obiettivi reali. Con questo cercheremo di parlare a tutti gli elettori che si sono distratti e che magari hanno preferito concentrarsi tutto sul derby o su altre distrazioni e non sul momento importante del voto. Il derby non è stato l'elemento determinante del voto romano, ma ha contribuito a creare un clima di distrazione, a creare un clima di irritazione o di festeggiamento, di stordimento da parte di chi aveva vinto o perso quella partita. Ieri era impressionante girare per la città e vedere i quartieri classicamente romanisti deserti, cioè proprio vedere una sorta di silenzio, una sorta di lutto complessivo, e invece nei quartieri o nelle zone dove festeggiavano i laziali una sorta quasi di ebbrezza, di cosa, di festa, a volte un po' a dimenticare tutto quanto, a dimenticare le condizioni di crisi. Tutto questo non è stato determinante, che se c'era la motivazione da votare poi la gente stamattina sarebbe andata, però sicuramente ha contribuito alla distrazione. Grazie. Adesso per Roma 1 c'è.
Chiara, sei pronta? Sì. A proposito di correttezza dell'amministrazione, operazione verità e quindi credibilità della politica, quanto ha influito sull'astensionismo l'inchiesta che ha raccontato i rapporti tra mafia ed estrema destra a Roma, raccontata dalla Rai, da Report, Romanzo Capitale? Quello è stato il punto di culmine di una campagna di diffamazione assolutamente improbabile e ridicola, cioè da veramente una questione quasi da analizzare sul piano psichiatrico. Noi abbiamo fatto una denuncia molto specifica, fatta proprio come istituzione, perché ne è uscita diffamata Roma da quella inchiesta. E rispetto a tutta questa cosa qua, vi informo, ormai è passato un mese da quando è stata fatta, non è stato aperto nessun fascicolo dalla magistratura, non è stato fatto nessun atto giudiziario, quindi dimostra che la gravità di quelle accuse erano corrispondenti alla totale infondatezza, perché di fronte alla gravità di quelle accuse come minimo dovevano arrivare chissà quali atti giudiziari e altre cose, non è arrivato assolutamente nulla, quindi quello rimane un atto di diffamazione gratuita fatta in campagna elettorale e con uno sfondo veramente che io non esito a definire psichiatrico. L'ultima domanda per Ernesto Menicucci del Corriere. Ne ho due, così chiudiamo in bellezza, facili. La prima, lei ha citato i sondaggi che davano lei e Marino, insomma, gli ultimissimi sondaggi vi davano abbastanza vicini, se non quasi pari, un punto di distanza, eccetera. Sinceramente, lei si aspettava oggi questo risultato e questo divario che sembra essere, naturalmente usiamo il condizionale, molto, molto più ampio, molto ampio. La seconda cosa è, complessivamente lei oggi è deluso da questo risultato o è soddisfatto? Allora, io quando ieri ho visto i risultati dell'affluenza alle 22, mi sono molto preoccupato, perché è un risultato così basso. Tra l'altro, nell'andamento, diciamo così, dei tempi, c'è stata proprio mentre ancora, diciamo così, i risultati del mezzogiorno e delle 15 erano in qualche modo simili a quelli nazionali, è stato chiaro alle 22 che c'era un distacco totale tra la realtà di Roma e la realtà nazionale. Allora, da questo punto di vista, il dato di fondo è quello di capire già in quel momento che c'era qualcosa che non funzionava, quindi già da ieri io avevo la sensazione che sarebbe stata una cosa molto diversa da quello che ci si poteva aspettare in base ai sondaggi. Con quel dato di astensionismo poteva accadere di tutto, poteva anche accadere che finiva tutto quanto al primo turno o altre cose, perché quando vota un romano su due è tutto alterato, è tutto cambiato, non è l'orientamento né politico né altro, è proprio l'orientamento di chi ha alla motivazione che non ce l'ha. È chiaro che sono ovviamente tutt'altro che soddisfatto di questo risultato, ma innanzitutto per la città, insomma, a me non fa piacere comunque che ci sia un'affluenza così bassa, anche se mi avesse premiato a me, se oggi fossimo a parti inverse io non canterei vittoria, sinceramente, perché essere il 40% del 50%, che se la matematica non mi inganna è il 20% dei romani, e a me francamente non mi creerebbe grande soddisfazione, quindi io mi dà fastidio che la mia città voti soltanto il 50%, è veramente un problema da risolvere già dal ballottaggio. Per quanto riguarda i nostri dati, cioè io voglio far presente un fatto, io ho citato prima il distacco che c'era a vantaggio di Rutelli al primo turno, dicendo che erano 84.000 voti rispetto ai 124.000 di questa volta. Vi posso dire un altro dato, e su questo mi ha soccorso proprio Francesco Storace facendo un po' di calcoli. Alle regionali di febbraio, il distacco fra centrodestra e centrosinistra era di 315.000 voti. Era il centro-sinistra con Zingaretti aveva preso 715.000 voti e il centro-destra 400.000 voti, quindi 315.000 voti. Quindi possiamo dire che con un distacco di 124.000 voti abbiamo pure recuperato rispetto a quella situazione e a quella realtà. Certamente, ripeto, bisogna andare casa per casa, quartiere per quartiere, ambiente per ambiente, a chiedere ai cittadini che non hanno votato perché non hanno votato
e quali sono le motivazioni che li portano a stare lontani dalla politica, spiegando che è un grande pericolo questo distacco dalla politica, perché ripeto, poi siamo di fronte, lo ripeto ancora una volta, a una lista grossa così, con 19 candidati, con 4 candidati che rappresentavano tutti i gusti e tutte le scelte possibili, quindi non si può neanche dire abbiamo fatto così perché non avevamo voglia di non avevamo il candidato di nostro piacimento, altre cose. Bastarono 1500 firme per presentare una candidatura a sindaco, francamente questo problema è un problema molto serio. A posto, grazie. Questo lo vedremo ragionando con le persone che ci sosterranno, anche le nuove, i nuovi personaggi si scenderanno in campo da questo punto di vista. E ci sono molte questioni che pongono in qualche modo a scegliere tra queste due candidature. Ho citato quella da sviluppo, ho citato quella della sicurezza, ho citato l'elemento, il discorso della trasparenza, cito anche quello dei valori. Ci sono anche elementi di valori, di differenza valoriale così netta fra Marino e sottoscritto, che porteranno molte persone a scegliere, molti ambienti a scegliere. Se da queste realtà verranno fuori nominativi che varrà la pena spendere senza fare cose improvvisate o estemporanee, sicuramente li presenteremo. Però il dato di fondo sarà dato proprio dal programma, dagli impegni, da questo appello che faremo in termini di impegni, e quello che sarà il patto che faremo, il contratto che faremo agli elettori in termini di trasparenza e di correttezza nel funzionamento della macchina amministrativa. Grazie.